È davvero un enorme piacere essere a Torino, di nuovo insieme a Vittorio Bo e Chiara Stangalino di Codice Edizioni, miei amici di sempre. Anche sono molto contento di essere qui con Maurizio Rebola, Francesca Vitani, Nicola La Gioia, anche a Francesco Pacifico, i miei amici nuovi. È un grande onore per me essere ospite del Circolo dei Editori e poter aprire questa stagione davvero straordinaria. E quando dico che è un piacere, non lo dico per dire, sono sincero. Il rapporto con i miei lettori italiani significa molto per me. Questo è un libro al quale ho dedicato 10 anni della mia vita ed è un onore per me poterne parlare con voi questa sera. Non posso immaginare un luogo migliore e persone più speciali di voi per la prima presentazione internazionale di Il Respiro della Notte. Grazie. L'inizio di Richard è veramente l'inizio in cui speravo, anche se non avevo letto il suo discorso. Sono venuto un giorno prima, ieri sera, per partecipare all'aperitivo e conoscere Richard. Il libro, per chi non l'ha ancora letto, Il Respiro della Notte, è un libro veramente assurdo. È un libro che racconta lo stato del razzismo e del classismo in Sudafrica all'inizio del Novecento e lo fa in un modo scatenato che mi vergogno a definire comico. Però è un libro spericolato, con una trama che va da tutte le parti. Al centro di questo libro c'è un personaggio, una specie di truffatore olandese, un uomo bello e affascinante come Richard, che è il protagonista del suo libro precedente, La ricerca del piacere. E quest'uomo, alla fine di La ricerca del piacere, arrivava in Sudafrica. E lo ritroviamo all'inizio di questo libro, che è diventato un grandissimo fabbricante di mobili in Sudafrica. Ora, la caratteristica di Pete è che, oltre a essere molto affascinante e molto furbo, è anche una persona sinceramente interessata a entrare in comunicazione. Quando ho conosciuto ieri all'aperitivo Richard, volevo capire, è una cosa difficile da spiegare a chi non è uno scrittore, ma volevo capire se era davvero lui che aveva scritto quel libro. Non so spiegarlo meglio di così. Ho visto una luce folle nei suoi occhi, ho pensato subito l'ha scritto lui. Ma me l'ha confermato veramente solo stasera con l'introduzione. Perché Pete, questo olandese che in Sudafrica riesce a fingersi un barone francese, è un uomo che quando inizia a lavorare con la tribù Bantu, con elementi della tribù Bantu degli Xhosa, che è quello che si scrive Xhosa, ma abbiamo scoperto che si dice Xhosa. Okay. Quando inizia a lavorare con questa tribù, nonostante venga da una società, un'alta società razzista, e sia tutto sommato una parte di quella società, cerca subito di imparare quella lingua. E mi sono un po' commosso sentendo il bisogno di Richard di cercare subito una connessione, esponendosi, parlando a voi, a noi, in italiano. Quindi vorrei partire da qui, perché secondo me è molto bello iniziare una rassegna come Giorni Selvaggi da un libro che parla così tanto di ciò che è selvaggio, di ciò che consideriamo selvaggio, e anche un libro che rappresenta, secondo me, molto bene cos'è la letteratura straniera, cos'è la cultura straniera, un posto in cui ci si inoltra in maniera spericolata, con tanti pregiudizi, con tanti desideri, alcuni buoni, alcuni cattivi, ci si inoltra, ci si traduce meglio che si può quello che ci si sta dicendo, quello che si vuole scoprire, quello che si desidera, e Il respiro della notte mantiene completamente tutta l'ambiguità in cui consiste l'incontro tra le culture, la manipolazione, il furto, il desiderio di identificazione, il desiderio di scambio, e il suo protagonista incarna queste cose. Io credo che potremmo iniziare questa conversazione chiedendo a Richard quanto c'è di Richard dentro Pete. Ormai gli hai dedicato centinaia e centinaia di pagine,
Dopo ci racconterai dove le hai scritte queste centinaia di pagine e vorrei sapere, insomma, vorrei sapere che rapporto c'è tra te e questo personaggio veramente affascinante. Nel farlo ringrazio Biancamaria Petitti, che è la nostra interprete, che è venuta 2 ore prima per parlare con me e cercare di darvi un buon servizio e di dare a Richard un buon servizio. Io sono un traduttore, è stato il mio primo lavoro praticamente. Adoro tutta la contraddizione del cercare di far parlare due culture, mi diverto a guardarla mentre mi traduce. E insomma, dopo il ringraziamento a Biancamaria, Richard, dici che rapporto c'è tra te e Pete? Well, I'd like to begin by making a confession. Voglio cominciare con una confessione. Francesco is absolutely right. Francesco ha assolutamente ragione. I did not write this book. Non ho scritto questo libro. I just did the press tour for it. Ho fatto soltanto perché la sei campagna bello. Stampa. No, I did write it, and people often ask me if I'm Pete Barol. No, in effetti l'ho scritto. Addirittura le persone spesso mi chiedono se io sono Pete Barol, il protagonista. But in fact, there are parts of the author in every single character that he writes. Ma si è un po' parte di tutti i vari personaggi di cui si scrive. There's a part of me in the very troubled 10-year-old boy. Come si è, per esempio, parte di un bambino di 10 anni che ha tanti problemi. In the middle-aged woman whose husband doesn't love her. Well, he loves her, but he doesn't want to touch her. O, per esempio, un uomo che ama una donna ma non la vuole toccare. But what I gave to Pete was a quality that I think I have, and it's why I'm a writer. I gave him the quality of intuition. Ma quello che ho voluto dare a Pete, che è una sua caratteristica importante, è l'intuizione, ed è un qualcosa che anch'io ho. When I walk into a room, and it's been the case since I was a child, I immediately start decoding what people are thinking and feeling. Quando entro in una stanza, mi viene naturale decodificare immediatamente le persone che si trovano nella stanza, le sensazioni che ci sono. That lady is looking angry because her husband is checking his mobile phone and not talking to her. Per esempio, quella signora è molto arrabbiata perché il marito guarda continuamente il cellulare. So these things go around in my head, but in my own life, I try not to use it. I put that information a bit out of my consciousness. Sono cose che faccio nella mia vita di tutti i giorni, ma non quando scrivo. Cerco di lasciarle fuori dalla mia consapevolezza. And I thought it would be fun to create a character who is very insightful about people and who is bold enough to take that knowledge and act on it. E ho pensato che fosse molto coraggioso scrivere di una persona che riesce a entrare nel mondo dei neri pur non essendolo. And I've been thinking quite a lot about the Europeans, and of course there were many Italians amongst them also, who went to Africa in the 19th century and made things happen. E ho pensato a tantissimi europei, e non solo europei, che sono andati in Sudafrica nel 1800 e anche dopo, e a come sono riusciti a rapportarsi con quella cultura e a entrarci. Think about it. You go to the opposite end of the world on a dangerous ship with no money. Pensateci, andare dall'altra parte del mondo senza soldi, magari su una nave disastrata, pericolosa. You have no idea what you're going to find there. Senza avere la minima idea di quello che potrete trovare in quel luogo. People like Cecil Rhodes, when he was 16, he went to South Africa to find his brother at Kimberley. Un esempio può essere Cecil Rhodes, che quando aveva 16 anni è andato appunto in Sudafrica per trovare sua sorella Kimberly. He ended up owning the whole of Kimberley and founding De Beers. Ha finito per possedere Kimberley, the mine, the diamond mine. La miniera di diamanti, ovviamente. He founded the country next door, Rhodesia, which became Zimbabwe. E poi ha fondato il paese confinante, la Rhodesia. He also became the Prime Minister of South Africa. È diventato primo ministro del Sudafrica.
His legacy is very complicated. Insomma, la sua eredità è davvero molto complicata. He did some great things and some hideous things. Ha fatto cose molto belle, ha fatto cose orrende. And there was a moment when I was thinking about Rhodes that also informed this character of Pete Barrall. And it really gave me the question I try to answer in this book. E c'è stato anche un momento in cui ho pensato a Rhodes scrivendo, cercando di descrivere il personaggio di Pete. When he was founding Rhodesia, the African tribes revolted and they started to win the war. Quando cercò di fondare la Rhodesia, le tribù si ribellarono e ci fu una sorta di guerra civile. He went up into the mountains and he negotiated with them in their own language and said, "If you lay down your weapons, I will treat you well." E, però cercò di negoziare con quelle tribù, andò sulla cima di una montagna e utilizzò la loro lingua per riuscire in questa trattativa, dicendo: se deporrete le armi vi darò la terra, vi riconoscerò. And then he ruthlessly betrayed them and broke his promise. E invece li tradì assolutamente, vergognosamente, e non lo fece. And the question I wanted to ask in this book is, what is it like to be someone of extraordinary power, someone who can literally found a country? E quello che volevo chiedermi in questo libro, e che mi sono chiesto scrivendolo, è proprio questo, e cioè come ci si sente, cosa si fa quando si può avere tanto potere così? And what do you do to your own soul when you break a promise like that? E soprattutto cosa fai alla tua anima quando rompi una promessa, infrangi una promessa così grande come quella che fece? And to answer that question, and to answer your question, it's not that I became Pete, but I had to go on a similar adventure to his, almost to have the experience myself to write about. E per rispondere a quello che mi chiedeva inizialmente Francesco, non è che io volessi assomigliare a Pete, il protagonista, ma volevo sicuramente vivere quelle esperienze che il protagonista vive nel libro, almeno una parte, e provare quelle sensazioni, toccare con mano quei posti. Richard vuole ovviamente, anche perché forse gliel'ho chiesto, raccontarci il suo viaggio nella foresta. Ma prima di entrare nella foresta, io voglio chiederti qualcosa. Parlavi di questi lunghi viaggi dall'altro capo del mondo per cercare fortuna. E la miccia di questo libro, la molla di questo libro, è una storia che è fondamentale in un tipo di letteratura, in una letteratura che secondo me è molto importante per te, che è la letteratura francese del 1800. Nel modo in cui tu racconti quella molla dell'azione che è l'invidia sociale, c'è moltissimo Flaubert, Maupassant, Zola, anche Balzac, ok? E in questo senso è un libro molto strano perché inizia con una commedia dell'alta società di Cape Town che io avrei lasciato andare avanti per sempre perché è divertentissima. E la molla di questa commedia è la seguente. Pete fa il suo viaggio in nave dall'Europa insieme a un certo Percy Shabril o Shabril che quando arriva in Sudafrica ha più successo di lui. E Pete non riesce ad accettare questo successo di Percy, ma incontrandosi in delle assurde difficoltà finanziarie causate, ed è molto divertente, il libro appunto purtroppo è molto divertente, in delle difficoltà finanziarie causate dal fatto che la moglie di Pete ha finto che loro due sono due baroni francesi e quindi quelli che comprano i mobili da lui non lo pagano perché tanto lui è nobile e quindi non ha bisogno di soldi secondo loro, e quindi Pete rischia di andare in bancarotta, per trovare quella commessa che può salvarlo economicamente, Pete va a umiliarsi dal suo antico compagno di viaggio, Percy, e gli dice
posso farti i nuovi mobili per la tua casa enorme che hai comprato grazie al tuo grande successo. Prima di entrare nella foresta vorrei che ci raccontassi un po' questa dinamica, perché secondo me è molto bella ed è molto radicata anche nella storia della letteratura, di una delle letterature più amate, appunto, almeno da me, la francese. Oh, Francesco, you're obviously much better read than I am, I'm ashamed to admit. Ovviamente Francesco è molto più esperto di questo tipo di letteratura di me. I've read just a little bit of Zola, one short story by Maupassant. Ho letto soltanto un po' di Zola e una storia breve di Maupassant. But I'm grateful for the comparison, and I think that writers, we're drawn to certain similar interesting situations. It's not surprising that we should be both drawn. Sì, è vero, sicuramente quegli scrittori erano attirati da situazioni di questo tipo, che sono quelle anche che attirano me. Yeah, so the problem that the book begins with is that Pete is impersonating a French aristocrat. He has to pretend that he has no need of money, but actually he needs it very much. Sì, la cosa importante da capire è che all'inizio del libro sappiamo che Pete è un aristocratico di una famiglia olandese che però fa finta di essere molto benestante, di vivere una vita lussuosa, quando in realtà è quasi sul lastrico, e quindi tutto ruota e nasce da questa bugia iniziale che accompagnerà tutto il libro. And I'm very intrigued in the competition in your own sex, the competition between two men, the competition between two women. Mi interessano sempre molto questi rapporti competitivi fra due uomini o fra due donne, quindi nel caso precedente appunto di Pete e dell'amico Pierce. And as Francesca said, when Pete came to South Africa, he shared a cabin with this man Percy Shabral, and he felt himself much better than Percy Shabral. Infatti quando arrivarono in Sudafrica dall'Europa e si conobbero su una nave, questi due uomini, Pete si sentiva decisamente molto superiore all'altro, e poi le cose cambiarono. Pete is better looking, more intelligent, more gifted than Percy, but Percy is much richer than he is. Sì, Pete è molto più affascinante, molto più bello, molto più dotato, talentuoso di Pierce, però è molto più povero. And Pete's a furniture maker, and Percy has just built a huge new house, and he's furnished it all. And Pete's mission at the beginning is that he and his wife have to make Percy's wife hate all the furniture she's ordered and order again from him. Pete crea mobili mentre il suo amico si sta costruendo una casa lussuosissima con mobili che dovrebbero arrivare dall'Europa, e quindi l'inizio di questo capovolgimento, insomma, del rapporto sta proprio nel fatto che Pete con la moglie inventa questa idea di recupero economico e cerca di convincere Pierce e la moglie che la loro casa è arredata male, che avrebbero bisogno di altri mobili, che dovrebbero cambiare tutto, fino a convincerli che effettivamente sono dei mobili orribili, e ad affidare l'incarico a Pete di arredarla. I knew that was the story I wanted to tell, and when I'm planning parts of my books, I hate working on a computer. Instead, what I often do is I build installations, literally collages that I can look at that somehow encapsulate the story, and in making it, the story becomes clearer to me. Quando scrivo io mi creo delle installazioni. I don't like computers, don't forget that. Yeah. Molto molto importante. Sì, ovviamente, perché non amo il computer, perché il computer mi costringe a poter cambiare eternamente quello che scrivo, lui dice sempre, e mi creo quindi delle installazioni con tutti i frammenti, possiamo dire, di quella che poi diventerà la visual installations, photographs and
Sono delle installazioni appunto visive, visuali, con tutta una serie di immagini che mi aiutano a costruire la storia. And I found this photograph of the last Empress of Russia, Empress Alexandra. E ho trovato anche delle fotografie dell'ultimo imperatore Alessandro. Imperatrice. And when she, no? Huh? The Empress. L'imperatrice, sì. Sì. Alessandra. Alessandra. Imperatrice. Sì. Romanova. Sì, Romanova. Okay. So when she went to St. Petersburg, she came from a much poorer family and she married into the richest family in the world. Quando arrivò a San Pietroburgo, lei era povera, ma si sposò ed entrò a far parte di una delle famiglie più ricche del mondo. And they redid all their palaces. Quindi rifecero tutti i loro palazzi, rinnovarono. And there's this photograph of her in an astonishing room like this, and she's standing in the middle of it. And she's smiling, but in her face is not happiness, it's anxiety. E c'è una stanza in un luogo simile a questo, dove c'è un grande ritratto suo che la vede sorridente, ma nei suoi occhi non si legge felicità, ma ansia. And I thought, Pete's wife, Stacy, is going to see that same anxiety in Percy's wife. And that's what she's going to manipulate to get her own way. E la moglie di Pete, ho pensato, probabilmente vedeva nell'espressione della moglie del suo amico quella stessa espressione di ansia. And that's not giving away. You find that out right at the beginning. It becomes, as you say, a very different book. But yeah, I was intrigued by that whole situation. E quindi questa Comedy of Manners ci porta invece nella foresta, perché succede questa cosa quando colonizzi un paese, che ci sono certe cose molto preziose che sono gratis, e in questo caso la cosa più preziosa che c'è sono gli alberi di mogano, i mogani, e perché la grande idea di Pete, che è appunto più intelligente di Percy, è ottenere da Percy la commissione per rifare tutti i mobili della casa e poi andarsi a prendere gratuitamente il legno migliore possibile per fare questi mobili in una foresta che si chiama, tu lo dici benissimo, Guadana. And which he doesn't have to pay for, that's the key. Sì, 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 quello è proprio il punto, diciamo, perché all'epoca si poteva fare così e... Ora, non è che un olandese che si spaccia per barone francese può entrare in una foresta così da solo. E Pete, che è un uomo intelligente, lo sa. Quindi sostanzialmente, a casa mi pare proprio di Percy Shebril, lui ingaggia, come si chiama, Nzina? Nzina, ingaggia Nzina, che è un uomo, un giovane cosa, un giovane cosa. Cosa. E se lo porta dietro insieme a un altro ragazzo cosa che però è stato cresciuto l'uvo che è stato cresciuto cristiano e quindi fa un po' da intermediatore culturale e si porta questi due giovani nella foresta. Nella foresta bisogna inventarsi un modo per convincere Nzina che questi alberi che contengono gli spiriti degli antenati possono essere tirati giù. Ora, quello che io so, avendo preparato questa presentazione, è che invece tu, Richard, sei andato nella foresta a piantare degli alberi. Quindi questo è un po' il momento in cui tu ci devi iniziare a raccontare, invece di svelare la trama del libro, come mai tu sei andato in una foresta, hai incontrato degli cosa e hai iniziato questo lungo rapporto con questa gente molto diversa da te da cui è nato questo libro. Well, the book has had many different points of origin. Il libro ha molti punti di origine, di partenza diversi. The first one probably happened in 2007, yeah, 10 years ago. Il primo probabilmente ha luogo inizia nel 2007, quindi 10 anni fa esattamente. I'm going to tell you guys the true story. Vi dirò la storia vera.
The true story is that someone was very mean about me in a very famous newspaper. Il fatto è che a quell'epoca c'era qualcuno in un giornale molto famoso che era molto arrabbiato con me. And I thought, I want to go deep into the wilderness to a place where no one has ever heard of the New York Times. Per cui ho pensato che la cosa migliore da fare era quella di andare, sparire in un posto molto lontano, in una foresta intricata dove non mi avrebbero mai trovato. And I knew I wanted to write about forests. I'm fascinated by the complexities of a forest ecosystem. Però sapevo che volevo scrivere di foreste perché mi affascina la complessità di un grande ecosistema come quello appunto delle foreste. The way that plants and trees and insects and animals have evolved over tens of thousands of years, this very complicated drama. Questa storia molto complicata e interessantissima di come gli animali, le piante, i fiori si sono evoluti nel tempo. So I went deep into the homelands of the Eastern Cape where the Xhosa tribe live. E quindi mi sono recato nella zona dell'Eastern Cape, una zona del Sudafrica dove vivono appunto le tribù Xhosa. And I took with me a Xhosa friend. Ho portato con me un amico di quella tribù degli Xhosa. And another Xhosa friend who I had known since he was 12 and he was now in his late 20s. E un altro che conoscevo da quando aveva 12 anni e adesso ha circa 20 anni. And when I'm going in search of a story, I sometimes like to jump into experience and then just let's see what happens. E mentre cerco di scrivere una storia, cerco anche di vivere un'esperienza simile e di vedere che cosa succede. So I got off the bus and I sent to the first interesting man I saw. E quindi sono sceso dall'autobus che mi portava verso quella foresta e mi sono rivolto al primo uomo che ho incontrato. I want to go to a forest. Which one should I visit? E gli ho detto, voglio andare in una foresta, quale mi consigli di visitare? And he said, go to Guadana. E lui mi ha detto, vai a Guadana. The forest of Guadana is not entered by any human being. Questa foresta non è abitata da esseri umani. Not just abitata, no one goes into it. Sì, nessuno ha il coraggio di andare in questa foresta. And I thought, as soon as I thought, here is a forest that no one enters, I obviously have to go and enter it. E quindi nel momento stesso in cui mi hanno detto nessuno mai entra in questa foresta, ovviamente mi è venuto voglia di entrarci io. So I had to ask permission from the chief of the village. Ho dovuto chiedere il permesso del capovillaggio. And they were like, if you really want to, go. E loro sì, mi hanno guardato abbastanza sbalorditi, mi hanno detto se vuoi, vai, prova. The Xhosa believe that it's a place of witchcraft and magic. E il motivo per cui nessuno ci entra è che la foresta è ritenuta essere un luogo di magia, un luogo di stregoneria. It's now a tiny fraction of its former size, but it's a piece of ancient forest. Ora, rispetto alle sue dimensioni originarie, è una frazione per dimensioni. And I went in and I had a very intense experience in my own mind to be so separated from the outside world. I could have been a million years ago being in this place. E nel momento stesso in cui sono entrato in questa foresta, ho avuto immediatamente la sensazione di lasciare alle spalle l'altro mondo e di entrare in un mondo completamente diverso, anche un mondo passato. So the next day I met a 100-year-old Xhosa gentleman and I said to him, why does no one enter this forest? Il giorno successivo ho incontrato un uomo di 100 anni e ho voluto chiedergli, ma perché nessuno vuole entrare in questa foresta? And he said to me, there is a monster in that forest. E lui mi ha detto perché c'è un mostro in quella foresta. A creature with the face of a woman and the body of a snake. Una creatura con il corpo di serpente e il volto da sirena. And her glance turns you to stone. E se questa creatura ti guarda, ti trasforma in legno. And I said, if that's true, how does anyone know?
E dice, sì, ma se è vero, perché questo non lo si sa? And he said, when I was a boy, so in the 1920s, the white men came. E lui mi disse, quando ero ragazzo, negli anni 20, è arrivato l'uomo bianco. And they built structures in the forest, and they told us of the monster. E hanno cominciato a costruire strutture nella foresta e ci hanno raccontato del mostro. And I thought, there might be a monster, but also some white man might have made up a story about a monster for his own purposes. E io ho detto, sì, ci sarà pure un mostro, però ci sarà anche qualche uomo bianco che ha creato qualche storia ispirata a questo mostro. That person told a story so powerfully that 100 years later, still no one enters this forest. Ma quell'uomo aveva raccontato quella storia in un modo così potente, così forte, che 100 anni dopo ancora nessuno era entrato in quella foresta. And so I decided to write a book about a man who could invent the myth of this monster. E quindi ho deciso di scrivere un libro su un uomo che poteva inventare una storia su questo mostro. And to do that I went and lived in the Eastern Cape. E per questo motivo sono andata a Eastern Cape. E sei stato lì un anno, giusto? And you stayed here 1 year. Yes, I mean, it seemed to me that I wanted to write about a closer village, and I could have gone and stayed maybe with the grandparents of, I set up a foundation that educates South African kids, so some of their grandparents live in the Eastern Cape, I could have gone and stayed with them. Avrei potuto in realtà, quando sono andato in Sudafrica, stare per esempio da dei nonni che sono ancora lì, o comunque nella fondazione che abbiamo creato per i bambini. But the thing is, if you are a guest in someone's house, everyone around you behaves politely. Ma il fatto è che se sei ospite in qualche posto, tutti quelli che ti stanno intorno si comportano nei tuoi confronti in modo molto educato. And the novelist is not interested in the politeness, we want to know what is really happening. E il romanzo non si interessa di gentilezze ed educazione, vuole quello che è vero, quello che And the Eastern Cape is a very beautiful part of the world, but it has a lot of challenges, very high HIV rates, very bad drought. I thought I could maybe do something philanthropic in this part of the world. Mentre invece questa parte del Sudafrica, l'Eastern Cape, è una zona tormentata dall'HIV, dove questa malattia è diffusissima ancora, è tormentata da grandissime siccità, e quindi sapevo che avrei potuto anche fare delle cose molto filantropiche, molto, molto belle per quelle persone. And I thought, if I give something generous of myself, then somehow I will have whatever experience I need to write the book. So with Onwaba, this young guy, and my two closest friends, and the community of Mtuaku, we decided this crazy idea to build a rural business school. E sempre nell'intento di scrivere il mio libro ho appunto deciso di fare anche questo tipo di cose e con l'aiuto della comunità locale di Mtuaku. Sì. E, portando con me questi due amici abbiamo creato una scuola rurale per i ragazzini del posto. Una business school. Yeah, a business school to teach people how to make green businesses. Yeah. Oh, okay. green businesses. Yeah. Per imparare appunto a lavorare e a gestire il territorio e renderlo molto più vivibile, molto più sostenibile. So I got my chef from my favorite restaurant. I was like, come and join us on this adventure. He was Zulu, he came. Mi sono portato anche uno chef dal mio ristorante preferito. Lui è della tribù degli Zulu. We had English, French, German, American, Xhosa, Zulus, white South Africans. Insomma, avevamo un team composto da persone di nazionalità diverse. And we went literally and lived on this devastated hillside and tried to build this rural business school. Siamo andati in questa zona desolata, molto molto arida, per cercare di costruire questa scuola di business agricolo.
And that experience was amazing and appalling and hilarious and miserable in egual misura. E questa esperienza fu al contempo affascinante, devastante, bellissima e terribile in egual misura. Abbiamo qui alcune domande, non riuscirò a farle tutte, però insomma volevamo ringraziare le lettrici e i lettori dei gruppi di lettura delle biblioteche civiche di Torino. Ci hanno lasciato questo foglio pieno di domande, ovviamente via via che i temi escono fuori ne devo cancellare qualcuna, però ce n'è una molto importante. Questo libro è raccontato in una terza persona veramente di un'altra epoca, perché c'è un narratore che va più o meno dove gli pare e riesce molto anche a ricontestualizzare le storie. Quando la storia è raccontata dentro il villaggio, cosa, io non riesco a schioccare mentre lo dico, quindi dico solo cosa, ma quando si parla all'interno del villaggio si riesce a raccontare quello che succede nella foresta come se fosse tutto un incantesimo, una manifestazione dello spirito. Quando è l'uvo, il cosa... convertito, c'è tutto un disegno di salvezza. Quando è Pete, è tutta una questione d'affari. Il narratore riesce molto a giostrarsi da tutti questi registri e tra queste ideologie e visioni del mondo, ma ce n'è una ulteriore, c'è un'ulteriore visione del mondo abbastanza incredibile che vi racconto con questa domanda. Ci ha incuriosito molto la sua frequente focalizzazione sul punto di vista degli animali, sia quelli più nobili come il leopardo, sia quelli più umili come il ragno. Sicuramente conosce gli esempi presenti nell'opera di Tolstoi, come per esempio in Kolstomer, e probabilmente è questo il suo riferimento letterario. Ma cosa vuole esprimere con questa scelta stilistica, al di là del tributo al grande artista russo? Prima di farti rispondere vorrei però leggere un paragrafo, perché me l'ero segnato, appunto lo volevo leggere anch'io. Il punto di vista degli animali, che è un... a volte sembra quasi... viene un po' a relativizzare le vicende degli umani, no? Bisogna fare un bel baccano per disturbare il riposo di una vipera del Gabon, ma le voci delle scimmie pelate ci riuscirono. Si trattava di un maschio nel momento di massimo fulgore. 3 giorni prima era rimasto acquattato in attesa di un maialino selvatico e alla fine lo aveva catturato. Il suo veleno aveva fatto sanguinare la bestiolina da ogni orifizio. Mentre il suo pasto giaceva a terra moribondo, era passata per caso una vipera soffiante che con straordinaria sfacciataggine aveva afferrato i cosciotti del maialino. La vipera del Gabon, invece, aveva ingoiato la testa. Lo avevano ingerito insieme, muovendosi a velocità sostenuta, una verso l'altra, perché nessuna delle due era disposta a cedere. Ma era stata la vipera del Gabon a spalancare le mascelle in maniera esagerata e a serrarle sopra la testa della sua rivale, il cui corpo, consumato interamente, giaceva adesso all'interno del suo, affaticandone piacevolmente le capacità digestive. È un paragrafo terribile, molto riuscito. E quindi rispondici, era Tolstoi? No, I'm afraid to admit I have never read anything by Tolstoy. Mi spiace, ma non ho mai letto niente di Tolstoy. I made it all actually, the inspiration for that is in a wonderful book. Has anyone here read Suite Française by Irene Nemirovsky? In realtà l'ispirazione mi viene da Suite Française di Irene Nemirovsky. It's a wonderful book and it starts with all these people fleeing Paris just before the Germans arrive in 1942. Quando ritrae tutti i francesi che stanno abbandonando, gli aristocratici francesi che stanno abbandonando la città durante la guerra. And you deepen all these characters and suddenly there is a chapter from the point of view of a cat. A un certo punto si trova proprio un capitolo che è sul punto di vista di un gatto. And I really like that. And of course, when you're creating a forest, the whole forest becomes a character, a world. Quando vuoi creare una foresta, ovviamente questa foresta diventa una protagonista. And I think un vero e proprio carattere, sì, personaggio. I think the idea that Homo sapiens, our species, is the only species that feels emotion
is totally ridiculous. Mm. E quindi l'idea che l'Homo sapiens sia l'unica specie a provare emozioni per me è molto ridicolo. You know, some critics, a very small number, said it was magic realism, but it's not. The animals never speak; they have feelings. Perché gli animali non parlano mai, però hanno sentimenti. Credo sia importante per gli appassionati dei vari generi. Dice che alcuni critici, che vari critici hanno detto che si trattava di realismo magico, e invece non è realismo magico. No, I think it's realism. È realismo. Penso sia solo realismo. Molti critici l'hanno definito realismo magico, ma non è. The idea, if you were once the alpha leopard who could have any female, and now you are lame and about to die. Of course you regret the days of your youth and your power. Why not? Sì, se sei un leopardo che quando era giovane, bello, aveva tutte le femmine che lo volevano, certamente quando poi sei vecchio, paralitico, sei molto triste. And we know this scientifically. Of course animals feel emotion, they feel affection for their children, sexual desire. Scientificamente dimostrato che gli animali provano delle forti emozioni e soprattutto quando vengono anche usati per delle terapie coi bambini. And actually what science is now showing is that the same is true of trees. Pare che la stessa cosa sia vera anche per gli alberi. So to the critics who say it's magic realism, I say go and look at the latest scientific research. E ai quei critici che mi dicono che io scrivo un realismo magico, dico no, andate a leggervi bene i trattati scientifici. Just want to say one thing: if you inject an ash tree with the isotope of carbon, se ingerite un se iniettate. Ah, nel senso di. Se vi vabbè, è un libro che parla di cose assurde, ci dobbiamo aiutare. Sì, scusami, abbi pazienza. Cioè, cerchiamo di stare questo dietro. Non l'ho trovato. If you inject an ash tree with the radioisotope of carbon, you see that it shares its nutrients with other trees, and also you see that it prefers to share its nutrients with trees that are related to it. This is scientifically proven fact. The ash tree. Se iniettate del radioisotopo di carbonio in un frassino, che è un liquido di contrasto, scoprirete che il frassino manda l'elemento in giro sottoterra tramite le radici e che sceglie i suoi alberi. So, spostiamoci dalla natura alla storia. Mi è capitato di andare in Sudafrica proprio a un secolo dai fatti di questa storia. Questa storia è ambientata nel 1914, l'Europa in guerra, gli europei emigrati in Sudafrica invece cercano di arricchirsi più che possono e di non tornare in Europa a combattere, peraltro. E io sono stato in Sudafrica un secolo dopo e ho fatto con mia moglie, all'epoca fidanzata, un viaggio in macchina per tutti i parchi nazionali, bellissimo. Lo dico perché è bellissimo. Certo. Girando in macchina ho scoperto che non esiste la società in Sudafrica, cioè al di fuori del centro di Cape Town, appena esci nel paese, non esiste un posto dove ci sono i bianchi e i neri e tutti, insomma è molto difficile descrivere il Sudafrica, non ci provo, però se io cercavo su Google Maps un paese per andare a fare la spesa, arrivavo in quel paese... erano tutti neri, i bianchi erano nei compound, nelle ville, in quelle ville dove vanno i turisti, dove ci stanno gli impala che camminano a bordo piscina, come se i bianchi alla fine avessero finito col segregarsi da soli, col chiudersi dentro, no? E tu racconti questa vicenda un secolo fa. Allora, tra le domande che trovo qui, una dice... La vicenda del libro è ambientata nel 1914 e 15. I forti contrasti che presenta tra bianchi e neri, tra città e foresta, cultura e natura, oggi si sono modificati e come? L'ho voluta unire, mi scuso con chi ha scritto la domanda, mi sono voluto unire perché appunto
mi colpì tantissimo questo fatto di vedere una società dove non c'era la società sostanzialmente, ma solo tante persone impacchettate e separate. Quindi raccontaci un po' il tuo punto di vista sul Sudafrica, vista la tua esperienza così particolare. Well, apartheid kept the racial groups apart. Sì, l'apartheid ha mantenuto distinti, divisi gruppi razziali. And I think that is still a huge challenge in South Africa today to bring people together. Questa è una sfida enorme in Sudafrica ancora oggi, quella di cercare di riunire le persone. And one of the ways you can do that is by telling a story. E sicuramente uno dei modi per farlo è quello di raccontare storie. But there's a in 1913 the white government abolished property rights for black people in 14/15 of the country. Nel 1913 fu abolita la proprietà per i neri con il Natives Land Act, fu tolta la proprietà ai neri. And to this day you see the consequences of that, but many people have forgotten it, so I wanted to tell a story with that trauma as its backdrop. Oggi si vede ovunque il risultato di quella legge, anche se molte persone se la sono dimenticata. But it's actually not really a book about politics. Io ho voluto raccontare queste cose nel mio libro, ma non è un libro che parla di politica. Pete goes on a journey to a village beyond the great forest where the white people haven't really reached, and so is plunged right into the old Xhosa culture. Pete infatti va in un luogo dove i bianchi non sono praticamente mai andati, e quella cultura è ancora una cultura assolutamente tribale. So although there's a political backdrop to the book, really it's a book about unusual people in a very strange situation with each other. Se devo definirlo, posso dire che è un libro su persone molto particolari, ma non è un libro politico, è su cose particolari e avventure particolari che capitano a queste persone. Ma Richard, io ho letto soprattutto la stampa inglese, ma i critici sudafricani come vivono un libro che parla di queste cose? Cioè, sarà più difficile? Well, I was very anxious to see how the South African critics would respond. Ero piuttosto ansioso all'idea di leggere quello che avrebbe scritto la stampa sudafricana, in effetti. Particularly the black critics. In particolare la stampa nera. And actually they really loved it. Ma invece hanno amato questo libro, l'hanno... I think they have some of the South African press in the front of this book. No, it really resonated with them. Sì, l'hanno apprezzato molto. Ci sono commenti anche proprio And I think one of the reasons for that is because of a very strange thing that happened. E la ragione di ciò è dovuta ad una cosa molto particolare che è successa. And one thing I've learned in life is that if you take a risk to be generous, not wanting something but just to be generous, very strange things happen that reward you in ways you couldn't have imagined. È una cosa molto particolare che ho capito in questa occasione, che se rischi nel fare un qualcosa di buono, di generoso, di altruistico, anche quasi senza averlo programmato, prima o poi ti capiteranno delle cose molto positive. So I borrowed the money to fund this business school because black South Africans have no access to credit. Ho dovuto prendere in prestito del denaro per creare questo progetto, il progetto di Luluto, che abbiamo appunto attuato in Sudafrica. So in Let's Go DJ sell like 10 million copies, I'm basically bankrupted by this whole thing. E quindi speriamo di riuscire a vendere 10 milioni di hai copie, pazzesco, sì. 10 milioni di copie, perché sono un po' in bancarotta. But as a result of doing that, a young man volunteered from the project, a man from the Xhosa village, he was 21. Fra le belle cose che sono capitate, c'è stato un giovane di un villaggio vicino che ha deciso di fare volontariato per questo progetto. His name was Kabisa Zono. Il suo nome è Kabisa Zono.
We would never have met. Non ci saremmo probabilmente mai incontrati. He's black, I'm white. Lui è nero, io sono bianco. He lives in the countryside, I lived in the city. Lui vive in campagna, io vivo in città. Our lives could not be more different. E abbiamo sicuramente dei modi di vivere completamente diversi. But we did meet on this project, and because the project itself was so demanding, after 6 months, somehow we were just friends with each other. Ma ci siamo incontrati grazie a questo progetto e dal momento che questo progetto era così stimolante, ci ha avvicinati sempre di più, annullando le nostre differenze, e siamo diventati grandi amici. And one night we built this little wooden hut to be our kitchen. And he approached me and he said, I have something to tell you. E una sera ci siamo seduti a chiacchierare fuori e lui mi ha detto, c'è una cosa che ti devo dire. He said, I've just written my first novel. Ho appena scritto il mio primo romanzo. And I wrote my first novel, Anima di Deriva, quando avevo 21 anni. E anch'io scrissi il mio primo romanzo quando avevo 21. Beh, l'ha detto in italiano, però. Sì. So both of us, these two men who both wrote novels when they were 21, found each other on an African hillside. Ed è davvero incredibile che due persone che scrissero all'età di 21 anni il loro primo romanzo si trovassero a chiacchierare una sera sulla. So I would tell Kabisa the story that I wanted to tell, and he would tell me what a closer person might be feeling or thinking. Perfetto. I do the same with women. With women. Ti hai distratto. Quindi la faccio sì, io, ci scusa. Ci siamo raccontati quello che eravamo, quello che sentivamo. Quali no, erano. Il suo amico, scusa, ti ho fatto perdere, colpa mia. Il suo amico gli diceva via via che lui scriveva quale sarebbe stata la vera reazione di un cosa. I'm just translating. Okay. La vera reazione di un cosa nelle situazioni che lui descriveva, quindi gli ha dato, cioè, l'ha aiutato moltissimo. Did he publish the book? So years later, he told me that his ancestors appeared to him in a dream a year before I ever went. Ok, sì, mi raccontò che a un certo punto gli erano apparsi in sogno i suoi antenati. And in closer dreams, it's considered bad luck to dream about a white person, for obvious reasons. Sì, e tra l'altro nella tradizione Xhosa, sognare dei bianchi non porta bene. But his ancestors said, in a year's time, some white people will set up camp on the opposite side of the village, and when they do that, you must join them. Tuttavia, gli diceva anche che nel giro di un po' di tempo dei bianchi avrebbero organizzato un campo vicino e lui avrebbe dovuto andare con loro, insomma, unirsi a loro e collaborare. And because of that he did, and he got to go to university, and I lent him my house in Cape Town, so he wrote his novel, he helped me with my novel, both of our lives change for the better. Ottimo. E insomma, le nostre due vite sono cambiate entrambe in meglio, ci siamo aiutati a vicenda, io gli ho offerto la mia casa a Cape Town dove potesse scrivere il suo libro ed è stato un bel incontro. If you go to YouTube and type in Who Killed Pete Barrell, which is the English title, it's on the inside page. Who Pete Killed Barrell. Pete Barrell. È nel risvolto, è nella terza di copertina. Mm-hmm. It's on the c'è una pagina YouTube sono dei link con tutta la storia. You can see some films about this experience and also hear him tell you his version of that story. E sì, si possono vedere appunto tutti questi video e anche il racconto di questa persona che parla di questo suo libro e del suo sogno.